Ciao a tutti, io sono Giorgia e in questo video vi parlerò della dieta e del dimagrimento, non tanto da un punto di vista tecnico, quindi non vi spiegherò come creare un deficit calorico, come impostare i macronutrienti durante una fase di CAT, quindi per una dieta ipocalorica. Piuttosto affronterò questa tematica come una riflessione sulla gestione della dieta in fase di dimagrimento. E questo video è pensato non solo per coloro appunto che stanno intraprendendo un percorso di CAT finalizzato a una preparazione per una gara, ma anche per tutti coloro che semplicemente seguono una dieta ipocalorica perché hanno come fine ultimo un miglioramento della propria forma fisica e quindi del proprio aspetto. Probabilmente il discorso che farò non sarà utile agli atleti che sono abituati da anni e anni di preparazioni a gestire appunto una fase di deficit calorico, ma potrebbe essere utile a tutti coloro che stanno iniziando ad approcciarsi a questo settore, magari stanno iniziando a preparare la loro prima gara, oppure a tutti coloro che stanno seguendo una dieta ipocalorica per dimagrire. Per seguire una dieta ipocalorica non abbiamo il libretto di istruzioni e averla scritta nero su bianco non assicura la buona riuscita della dieta stessa. Questo perché? Perché siamo umani innanzitutto e perché in realtà siamo spinti da tante forze. Infatti può capitare di andare incontro a qualche intoppo durante il percorso oppure addirittura di abbandonarlo del tutto per poi tornarci in un secondo momento in un perenne e frustrante circolo vizioso. Come interromperlo? Come riuscire effettivamente a dimagrire? Le soluzioni chiaramente possono essere molteplici. Io mi concentrerò su due aspetti che reputo fondamentali. Il primo è il lavoro personale per migliorare la propria leadership e il secondo è sul comportamento alimentare. Per migliorare la propria leadership bisogna imparare a governare se stessi. In che senso? Volere una cosa non porta automaticamente ad ottenerla. Questo perché? Perché al nostro interno in realtà abbiamo delle pulsioni anche in contrasto tra di loro. Quindi per esempio ci sarà una parte di noi che vuole fare la dieta perché vuole dimagrire e invece una parte di noi che questa dieta assolutamente non la vuole fare e che ci porta per esempio a andarci a prendere un bel bignè alla crema. E perché? Siamo pazzi? Ma come? Io voglio dimagrire, perché allora esco e vado a mangiare una cosa che per esempio non è nel mio piano alimentare? Non perché siamo pazzi, ma banalmente perché abbiamo delle forze al nostro interno che ci spingono in direzioni opposte tra di loro. Sta a noi però gestirle, sta a noi indirizzarle. Questo si fa innanzitutto acquisendo consapevolezza di quello che vogliamo e accettando onestamente anche questa parte di noi, anche la parte che la dieta non la vuole fare, anche la parte che ci spinge per esempio a stare sul divano invece che andare in palestra ad allenarci. Prendere consapevolezza di tutti questi aspetti migliora la conoscenza che abbiamo di noi stessi. A questa fase deve necessariamente seguire un dialogo onesto con se stessi, bisogna chiarirsi i perché. Perché voglio seguire una dieta ipocalorica e quindi sopportare la fame per arrivare al dimagrimento? Non basta trovare la forza di volontà, bisogna anche riconoscere e accettare tutte le altre forze che sono in contrasto con queste e che quindi possono in realtà metterci i bastoni tra le ruote durante una fase di dimagrimento. Governare tutte queste forze ci aiuterà ad arginare questa anarchia interiore e ci permetterà appunto di seguire una direzione univoca verso il nostro obiettivo. Un altro lavoro importante da fare è quello sulla capacità di attendere, l'attesa. Bisogna imparare a superare la ricerca della gratificazione immediata. Questo perché? Perché può capitare di iniziare una dieta, di portarla avanti per qualche settimana e non vedere miglioramenti. Può capitare di ritrovarsi con il peso in stallo, con la condizione in stallo. Ecco, la ricerca della gratificazione immediata chiaramente ci porta a fallire in questo percorso di dimagrimento. Invece è importantissimo allenare la nostra mente ad affrontare queste fasi e a rafforzarci grazie a queste fasi, perché in questo modo riusciremo a lavorare perpetuando la dieta nel corso delle settimane e quindi raggiungendo poi i nostri obiettivi. Se ci blocchiamo ad ogni minimo intoppo, questo chiaramente ci porta a restare sempre fermi. Diventare leader di voi stessi vi aiuterà a padroneggiare queste difficoltà.
difficoltà che ci saranno, perché può capitare di cadere, può capitare di fallire, ma è importante tirare fuori il meglio da queste situazioni, imparando, rialzandosi e semplicemente rimettendosi in marcia verso il nostro obiettivo. L'importante è essere indirizzati. Soprattutto è importante rendersi conto che queste cadute non dicono niente di noi, non devono andare a ledere la nostra autostima. Bisogna accettarci e perdonarci anche quando facciamo qualcosa che è in realtà fuori da quello che era il nostro piano. Un discorso parallelo riguarda il comportamento alimentare, ed è un discorso importante perché a prescindere dalla dieta che noi seguiamo per raggiungere un fine, è importante autogestirci a prescindere da un percorso preimpostato, perché questa abilità ci guiderà per tutta la vita e ci renderà completamente autonomi nei riguardi appunto dell'alimentazione, della sana alimentazione, delle nostre scelte e ovviamente della gestione della propria condizione fisica. Lavorare sul proprio comportamento porta a diventare più abili nel fare determinate scelte, avendo come fine ultimo la propria salute e non soltanto quindi l'obiettivo ultimo, per esempio, di una competizione oppure di un numero sulla bilancia. E queste abilità sono davvero preziose, perché saranno loro a guidarvi una volta che starete scesi da quel palco o quando avrete raggiunto il vostro obiettivo fisico. Quindi cosa fare da un punto di vista pratico? Per prima cosa chiarire i nostri obiettivi, ma riconoscere anche gli ostacoli che abbiamo dentro di noi. Impostare un piano realistico e accettare eventuali cadute. Questo avverrà abbandonando la mentalità del tutto o nulla. Non c'è un unico modo di fare una dieta, un unico modo di raggiungere un obiettivo. Ognuno ha il suo personale percorso. E questo è fatto di infinite sfumature. L'importante è diventare più disciplinati e soprattutto non arrendersi. Ultimo punto riguarda vivere questo percorso non solo come una causa-effetto, ma imparare a interiorizzarlo, acquisire quelle abilità che ci permetteranno di prenderci cura di noi per tutta la vita. Per il video di oggi è tutto. Sarò felice di leggere le vostre osservazioni che potete lasciare qui sotto nei commenti. Ci vediamo a un prossimo video.